Unsere Tradition ist das Fundament, auf dem wir die Gegenwart und die Zukunft gestalten. Anche la bavarese BMW ha inteso sfruttare il Salone di Francoforte per presentare una serie davvero impressionante di novità. Una fra tutte spiccava per prestigio, importanza e sfoggio di tecnologie d'avanguardia: la nuova generazione della serie 7, la berlina top di gamma della casa di Monaco di Baviera. Effettivamente è un Salone di Francoforte pieno di novità, direi quasi scintillante, pieno di fuochi d'artificio a livello di nuovi prodotti. Se parliamo in particolar modo della nostra ammiraglia, la nuova serie 7, che noi definiamo la massima espressione del lusso contemporaneo in movimento, la tecnologia la fa veramente da padrone. Su tutti gli ambiti tecnologici di questa vettura BMW Group ha voluto portare innovazioni importanti. Abbiamo innovazioni dal lato delle tecnologie dei materiali, quindi l'utilizzo della fibra di carbonio anche all'interno del corpo vettura insieme all'alluminio e all'acciaio, l'utilizzo di sistemi avanzati di powertrain, anche l'arrivo di una versione plug-in hybrid che vedremo arrivare all'inizio del prossimo anno, quindi derivata dalla piattaforma di BMW i, nuove tecnologie di connettività evoluta e anche tutto quello che è assistenza alla guida. Per l'assistenza alla guida mi piace citare un paio di innovazioni molto interessanti. La prima è quella che è stata denominata in inglese Gesture Command, quindi la possibilità di gestire alcune funzionalità dell'automobile con i movimenti della mano. A noi italiani piacerà molto gesticolare all'interno dell'auto e gestirne le funzionalità. L'altro sistema molto pratico e secondo me anche utile nel nostro paese è la possibilità prima al mondo di parcheggiare questa automobile essendo fuori dall'automobile stessa, quindi utilizzando la chiave dell'auto stessa come telecomando. Pensate all'utilizzo in parcheggi stretti, in aeroporto, in città, la comodità di poter scendere dall'automobile, parcheggiare la vettura e chiuderla e così poi ritirarla fuori alla fine del parcheggio. Futuribile, preziosa, ma come ogni BMW che si rispetti, la serie 7 deve essere anche bella da guidare. La nostra ammiraglia mantiene tutto quello che è il contenuto di piacere di guidare, quindi tutte le motorizzazioni, inclusa la 740e, quindi la plug-in hybrid, sarà al livello top per quanto riguarda le caratteristiche di guida. Oltre al piacere di guida, però aggiungerà anche moltissime funzionalità a livello di comfort, con la possibilità ad esempio di leggere la strada in anticipo e adattarsi in maniera da dare il massimo livello di comfort alle persone all'interno dell'abitacolo. Più compatta, certamente, ma anche assai più diffusa e popolare, la nuova generazione della X1. L'X1 effettivamente è una vettura che ha avuto una introduzione molto felice sul mercato italiano. Quasi 45.000 clienti hanno scelto la X1 nel suo primo ciclo di vita. La nuova X1 raggiunge nuove strade, sia da un punto di vista stilistico, ma anche e soprattutto da un punto di vista di configurazione stessa della vettura. Il pianale è completamente nuovo, ha una struttura diversa rispetto alla vettura precedente, motore trasversale montato sull'assale anteriore, quindi trazione anteriore, e poi ovviamente X-Drive con la trazione integrale anche alle ruote posteriori. Questo permette di avere, oltre ad un design molto nuovo, molto innovativo e molto in linea con tutti gli altri modelli della gamma X, anche delle caratteristiche di fruibilità degli spazi molto migliorate, quindi su dimensioni che sono in linea con il modello precedente, anzi addirittura leggermente inferiori, molto più spazio per i passeggeri e molto più spazio per i bagagli. Si rinnova anche la best seller di BMW, la serie 3. La serie 3, noi abbiamo detto 40 anni di piacere di guidare, non per niente, perché il claim piacere di guidare è nato 40 anni fa con la serie 3. Siamo arrivati a 40 candeline e non sentirle. È una vettura che è ancora molto giovane, molto bella, molto apprezzata, tanto che da un punto di vista di design abbiamo deciso di cambiare poco, ma cambia molto invece sotto pelle. Mini alla sua novità, la nuova Clubman. E qua siamo nel territorio della passione di Mini. La nuova Mini Clubman mantiene solo due cose del modello precedente, il nome e le due porte posteriori. Tutto il resto è completamente nuovo, a partire dalla piattaforma, dalla clientela di riferimento, dal segmento anche alla quale questa nuova Mini Clubman parteciperà.
un segmento più importante. La vettura cresce dimensionalmente e risponde anche a caratteristiche più razionali, quindi risponderà sicuramente anche ai bisogni di una famiglia che potrà finalmente approcciarsi ad una Mini in maniera completa.